Voi avete richiesto l'accesso agli atti al Presidente dell'Assicurazione di Roma, per quale motivo? Abbiamo mandato questa richiesta il 23 ottobre per sapere dal Presidente dell'Assicurazione di Roma quali erano state le richieste di polizze, eventualmente di polizze retroattive, inoltrate da parte del Sindaco Marino. Proprio così, sembra che lo scorso 7 ottobre Marino richieda la stipula della polizza per assicurarsi dal rischio di danni erariali legati all'attività istituzionale. Ma perché richiederla proprio il giorno prima delle sue dimissioni? E ancora, seconda anomalia, nel questionario per l'assicurazione in cui si chiedeva al sindaco se fosse a conoscenza di circostanze che avrebbero potuto dar luogo a richieste di risarcimento, lui risponde di no, nonostante la polemica già esplosa sulla vicenda delle note spese. Stando a quello che leggiamo sui quotidiani, avrebbe barrato su questa richiesta di polizza questa casella, magari sarà stata anche questa volta colpa del suo staff, e per questo sarebbe stata rigettata questa richiesta da parte di 3 su 4 dei consiglieri di amministrazione di Assicurazione di Roma. Non credo si tratti di una falsità. Gli uffici del sindaco, a proposito di questa richiesta, mi hanno fatto giustamente presente che il sindaco Marino non aveva ricevuto ufficialmente alcuna notizia di inchiesta da parte della procura. Non è stato respinto, è stato richiesto agli uffici del sindaco di compilarlo correttamente. Abbiamo appreso poi nelle more che il sindaco aveva rinunciato alla polizza. Io oggettivamente penso che in un momento di grande frenesia tutte le persone hanno dei momenti di svista, e quindi che forse il sindaco ha solo firmato la richiesta della polizza, che forse non l'abbia neanche compilata lui. Con un no, essendoci delle evidenze sulla stampa così importanti, insomma, non sarebbe stato oggettivamente sostenibile. Ma ad alimentare nuove polemiche c'è anche la relazione dell'organismo di revisione economico-finanziaria inviata al Movimento 5 Stelle, in cui si parla di spese per missioni più alte rispetto a quelle dichiarate sul sito di Roma Capitale e di una seconda carta di credito del Campidoglio. In taluni casi non sarebbero rispettati i principali requisiti di legittimità delle spese. Ci dice che è escluso dalle spese di rappresentanza il noleggio auto con o senza conducente, quindi che non sarebbe ammesso. Per quanto riguarda le spese di missione, il totale è 44.074 euro, quindi importo ben maggiore a quello indicato sul sito del Comune, che è di 27.000 euro. L'OREF contesta la sussistenza anche di un'ulteriore carta di credito con massimale 10.000 euro e contesta anche che non siano stati inviati documenti afferenti a questa carta di credito. Questa seconda carta di credito a chi appartiene? Chi l'ha avuta? Questa seconda carta di credito appartiene da in utilizzo al cerimoniale del sindaco. Sto sempre cercando il capo del cerimoniale, qui presente? Non è in sede, neanche oggi. E alcune cose, sa, dei problemi organizzativi, cerimonie. Perché volevo chiedere notizie in merito a questa risposta che l'OREF ha inviato al Movimento 5 Stelle, in cui si parla di una seconda carta di credito che sarebbe stata in sua dotazione dallo scorso giugno. Non sapete nulla di questa carta di credito? Proviamo a chiedere alla tesoreria e alla ragioneria generale del Campidoglio. Questi signori hanno incontrato questa pubblica. Non è possibile. Però